Ciao a tutti amici, benvenuti in una grandissima nuova lezione. Una lezione, io lo sapete se mi seguite, nella mia playlist marketing, trucchi per ottimizzare Facebook, YouTube, visibilità. Non abbiamo ancora toccato un argomento molto importante: come rispondere al bimbo minchia haters che ti mette i commenti negativi. Diciamo che ci sono varie strategie. Allora, la strategia numero uno, che però sconsiglio, è quello di bloccarla. Cioè, proprio se è uno scassone a lungo andare e tutte le volte, cioè anche se te gli cancelli come lui commenta, tipo il bimbo minchia che ti mette lo spam disinteressato, cioè tipo può esserci il bimbo minchia tipo sì, sono stato anch'io a New York, ecco qua il mio video, no vabbè, è uno spam però diciamo disinteressato. Invece c'era, mi ricordo, un bimbo minchia, no? Cioè io mettevo qualsiasi video tipo e lui sotto: vieni nel mio canale qua, vieni nel mio canale qua. Allora vaffanculo, quello l'ho bloccato subito, mi sta proprio sulle palle. A volte sì, a volte li lascio, però se cioè, un conto lo dici una volta, ok, va bene, siamo amici di tutti, ma questo continuava e come si ottiene la green card e ciao a tutti, ciao allora questo l'ho bloccato. Comunque, prima regola diciamo è bloccarlo, cancellare come di bloccare. Però diciamo non è che YouTube non è che ti dice niente, puoi fare quello che vuoi, però a livello di visibilità è meglio lasciare tutti i commenti, anche quelli negativi, perché è sempre un commento in più, è sempre un'interazione in più. YouTube vede che insomma dialoghi con l'animale, insomma. Poi secondo passo è mandarlo a fanculo, rispondergli male. Allora andate. Terzo passo è fargli il commento alla Gianni Morandi: ah sì, bellissimo, un abbraccio, ciao caro. Però adesso vi dico il mio metodo. Il mio metodo è, allora, arriva il commento, non tutte le volte funziona, infatti stamattina non sono riuscito. Allora, il mio commento è: arriva il bimbo minchia, no? C'era un, ovviamente ha un nick che non è nome e cognome, tranne quello di stamattina, che ho detto invece no, poi alla fine c'è. Comunque c'ha un nickname, c'ha, facciamo un esempio a caso, Ciuschi 39, no? Allora, prima di tutto guardi il suo profilo di YouTube per scoprire, devi capire, devi proprio imparare il tuo nemico, devi proprio cercare informazioni su di lui. Perché se devi sapere come è fatto il tuo amico, il tuo nemico, se lo vuoi sconfiggere, come diceva Steve Jobs. Allora, prima vabbè, schiaccia il suo link, vai a vedere la sua pagina di YouTube, sicuramente è anonimo, non ha nessun iscritto, non ha nessun video, è solo un bimbo minchia che non sa cosa fare tutto il giorno, perché non sa manco farsi un video del suo, oppure si è fatto un account ad hoc per fare lo stronzo. Fatto sta che la maggior parte delle volte è anche associato a Google Plus, quindi potete guardare lì, vedere. Perché ad esempio ce n'era uno che commentava proprio cattiverie, parolacce. Da lì sono andato sul suo Google Plus, sempre di questo qua, e vedevo che commentava male a tutti, no? Commentava anche su Movimento 5 Stelle. Lui è simpatizzante Movimento 5 Stelle. Allora subito gli ho fatto uno sfottò del tipo: ah, ma sei anche Movimento 5 Stelle, così, no? Poi dopo guardate, perché proprio sì, c'era il mondo. Allora da lì sono riuscito a risalire anche a suo vero altro nick. Allora ho detto: allora quando passo poi a Vicenza, allora lui che aveva perso l'anonimità mi ha fatto tutto un discorso. È vero, perché in Italia i politici rubano. Prima stronzo merdoso, ma sì, perché i politici rubano, quindi capito amico, e quindi questo è il trucco come rispondere. Poi altro trucco, perché magari tipo quello di stamattina il Google Plus non ce l'aveva connesso e poi non aveva assolutamente niente. E poi questo qua aveva nome e cognome. Nome e cognome, dice, sinceramente uno potrebbe pensare nome e cognome è facile, invece no, forse è più difficile di un nickname, perché i nickname sono sempre abbastanza unici. Tipo se uno si mette Ciuschi XXX37,
Quanti al mondo ci saranno? Nessuno, solo lui. Quindi lo potete googolare, googolate il suo nickname, e così vi esce. Ci avrà sicuramente il link su Badoo, ci avrà questo qua, a volte sì, ci sono link, ci sono qua, c'è il Twitter, quindi cioè, insomma, dovete capirlo per poterlo controbattere. E quindi questa è la mia tecnica che uso sempre, amici. E non sapete quante volte mi è successo. Poi l'altra tecnica, che era praticamente il punto 3, è quella del Gianni, la tecnica Gianni Morandi, no? Praticamente questo qua, allora, mi ha visto su YouTube, no? Poi si è preso la briga di cercarmi su Face, vabbè, diciamo che è facile trovare, c'è anche il link, no? Si è preso la briga di venire su Face per mandarmi un messaggio diretto a dire, ero il video su... non me lo ricordo, era un video su... fotografico, mi pare. Comunque, era sempre il classico, come trasferire qualsiasi cosa con l'acetone, no? Ho guardato il tuo video, tra i rutti che fai e le scorregge che fai, ho capito che sei un grandissimo ignorante, no? Mi ha scritto, e io non mi ricordo bene cosa gli ho scritto, però poi gli ho scritto sotto, ah vabbè, già, continua a seguirmi, un abbraccio, ciao, no? Gli ho fatto una risposta che secondo me non se l'aspettava, che non aveva neanche capito che era quello di Gianni Morandi. Fatto sta che dopo mi ha risposto, ah ciao grande, ti seguo sempre. Cioè, ci sono rimasto anche, cioè ci sono rimasto male. Io pensavo, affanculo stronzo. Quindi avete capito, no? Avete capito come rispondere ai bimbi minchia merdosi. E questo è quanto. Ieri è successo che praticamente ho fatto sempre le mie ricerchine, perché praticamente questa qua, che su YouTube, diciamo che ieri ho fatto l'inverso di quello che io predico bene e razzolo male. Io dovevo andare da YouTube e capivo già tutto, no? Ma perché lei ha fatto così? Allora, c'era questa qua, no? Che mi ha messo un commento abbastanza lungo di 4, 5, 6 righe riguardo, io devo comprare uno smartwatch che faccia le notifiche, che posso telefonare, che posso fare questo, posso fare questo, posso fare questo, però che non sia il Pebble e che costi massimo 100 euro. Io gli ho detto, allora è facilissimo, la risposta è facile, basta che trovi uno che ti venda un Apple Watch a 100 euro, è una battuta e basta, punto e basta. Lei non ha capito, lei ha pensato che glielo vendevo a 100 euro. Allora mi ha mandato il messaggio su Facebook, possiamo parlare a voce, numero di cellulare. Allora a quel punto mi sono detto, dai, non cercare nessuno, che questa è una donna che mette il numero di cellulare così. Allora ho fatto tutte le ricerche da Facebook e vedevo sempre, sì, c'era sempre la donna. Poi l'ho cercata su Google, però praticamente è un cellulare un po' da lavoro. Poi lei evidentemente non gliele frega di parlare al telefono, mettere il telefono, che lavora un po' vendendo creme, facendo queste cose qua, un po' commerciante ambulante, no? Allora, fatto sta che ho fatto tutte le ricerche, però alla fine non sono riuscito ad arrivare a capo di niente. Ma bastava andare di nuovo su YouTube, che poi sono andato, perché poi mi ha ricommentato e detto, ah, mi hai fatto perdere tempo. Se non capisci i commenti è ovvio che ti perdi tempo, colpa tua. Comunque sono andato ad andare a vedere lì e andare a vedere là, e c'è anche la foto. Sì, niente di che, simpatiche, un abbraccio Claudia. E giù commenti. E questo è quanto. Continuate a seguirci, nella prossima puntata tratteremo come trattare i bimbo minchia. No, questa l'abbiamo già trattata. Non lo so, ci penserò. Prendi ciuschi. Poi ci sono vari tools. Un tools che sinceramente ho scoperto anche da poco. Se voi sapete l'email di una persona, potete risalire a tutti i suoi social network. E questo non lo sapevate. Diciamo che c'è una funzione di Facebook che mi sembra si possa disabilitare, ma molti non lo fanno,
e che ti possono risalire al tuo profilo dall'email. Basta cercare dentro Facebook. Tra l'altro, una cosa che moltissimi non sanno di Facebook, cioè non è niente di che, però secondo me è molto utile. Facebook lo dovete considerare anche un po' come un motore di ricerca. Infatti, se cercate dentro il motore di ricerca di Facebook, potete cercare le cose. La gente pensa che puoi cercare solo le persone. No, puoi fare un sacco di domande inerenti alla persona, tipo trovami i miei amici che sono andati, che sono single, sono donne, hanno visitato, hanno piaciuto, tipo quello lì, come si chiama, quello della Lega, no? Come cavolo si chiama, mi sfugge, no? Marini, no, Mari, quell'altro, dai, quello, non mi viene. Comunque, potete fare le ricerche, ma poi potete fare anche tutte le ricerche sui post, tipo unboxing iPhone 6. Tac, te lo ricerca come se fosse Google, no? Cioè, magari può sembrare una stronzata, però è utile e secondo me molta gente non lo usa. Fatto sta che ci sono vari servizi, potete googolarli. Quello che ho usato io è Email Sherlock, come Sherlock Holmes, no? Mettete l'email e ti fa vedere praticamente se la persona è iscritta a Facebook, a LinkedIn, a Twitter e un sacco di altri. Magari ce ne saranno anche di diversi, di più belli. Però è anche quello, è simpatico per risalire un po' al bimbo minchia spammatore. Ovviamente dici, come faccio a risalire l'email da lui? Beh, non lo so, magari tipo la messa su Google Plus, oppure molto spesso diciamo l'email e il nickname @gmail.com. Potete fare delle così, non lo so. Non lo so. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.